Salve a tutti da Lorenzo Avello, nel video di oggi andiamo a vedere come collegare Parrot Flower Power a uno smartphone, in questo caso appunto un iPhone 4S. Come prima cosa ci dobbiamo ovviamente munire del nostro oggettino con già installata la batteria e andiamo quindi a inserirlo all'interno della pianta, in questo caso appunto un ciclamino. Una volta inserito, come potete vedere, si mimetizza benissimo. Andiamo a scaricare l'applicazione Parrot Flower Power dall'App Store, ovviamente gratuita, e andiamo ad avviarla. Nel primo avvio vi chiederà appunto una registrazione, dovete sostanzialmente mettere la vostra mail e una password. Fatto ciò, ci rechiamo sul menu Flower Power. E appunto, come potete vedere, l'applicazione andrà a ricercare in automatico il nostro dispositivo subito per via Bluetooth. Ovviamente, è sottinteso che appunto sfruttando la tecnologia Bluetooth deve essere acceso il Bluetooth sul telefono. L'applicazione appunto fa la ricerca in automatico e ci collega il dispositivo direttamente, sempre in automatico, al nostro Flower Power. Come potete vedere, se noi andiamo appunto in modalità live, possiamo avere i grafici in tempo reale dello status della nostra pianta. In questo caso vi mostro appunto la temperatura. Abbiamo anche la luminosità, umidità e poi la salute della pianta che in questo caso non è disponibile perché l'abbiamo appena collegato. Fatto ciò, come potete vedere, appunto è un'operazione molto semplice. Abbiamo il nostro Flower Power collegato allo smartphone e possiamo quindi andare anche ad aggiungere una nuova pianta per monitorarla completamente. Andiamo quindi sul menu a sinistra, al mio giardino, clicchiamo su pianta 1 e andiamo a configurarla. Scegliamo la pianta. In questo caso è appunto un ciclamino, quindi andiamo direttamente su ricerca e scriviamo ciclamino. E andiamo a selezionarlo. Ci troviamo appunto poi delle foto che ci dà il nostro database e andiamo quindi a cliccare sul tasto fine. Ora abbiamo appunto specificato il genere di pianta e quindi possiamo collegare il nostro Flower Power direttamente a questa piantina. Come ci viene appunto esposto dall'applicazione, la pianta è monitorata dal Flower Power e la prossima analisi sullo status avverrà tra un giorno. Per vedere appunto lo status live del nostro ciclamino, ci rechiamo su modalità live e come prima, dopo pochi secondi, troviamo appunto le informazioni inerenti alla nostra pianta.
Detto questo, per ora è tutto. Nel prossimo video andremo a effettuare una recensione un po' più completa del dispositivo. Per ora, può bastare, quindi vi saluto e vi invito a iscrivervi al canale. Ciao a tutti!